Pronto? Oh Giovanni, ma dove stai? Devi venire qua che dobbiamo fare l'ultima puntata. Oh, abbiamo finito, com'è? Dobbiamo registrare la puntata finale, il best of, il super ospite con Vladimir Luxuri. Abbiamo un sacco di cose da fare. E tu dormi. Sei il best of. Me, vieni qua, fai subito, che ti aspetto. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up Stai il best off, sembra ridere. my phone, leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not. Sigla. Sinceramente che avevamo finito. Te ne eri dimenticato. Ma stavo bello beato a dormire. Cioè, invece c'è l'ultimissima Se puntata. C'è un best of. La tredicesima puntata. Il best of. Allora, ragazzi. Abbiamo tante cose da farvi vedere. Stasera tutti gli ospiti. Stasera fesso quando ospiti. Super ospite. Abbiamo Vladimir Luxuria, super ospite, per chiudere il nostro primo ciclo di trasmissioni. Però posso lanciare come sempre l'inizio. Buonasera e benvenuti al best of di Sembarrete. Canale 12 di Gioia Terrestre, pagine social. Se ormai l'abbiamo detto per tutte le puntate, ormai lo sapete. Pagine social, Foggia Flag su Facebook, su Instagram e su YouTube. E alla grande. Non potete perdervi le nostre puntate perché su YouTube ci sono caricate tutte, quindi scrivete Sembarrete e vedete tutte le nostre puntate, anche questa. Anche questa. Mirko, vogliamo fare gli auguri? Ce l'abbiamo il nuovo allenatore, finalmente. Abemus allenatore, finalmente. Allora, tanti auguri a Mister Padalino. Bentornato, mister. Speriamo che faccia bene. Farà sicuramente una bene. Una piccola chicca, questo è il quinto allenatore consecutivo che è stato un ex giocatore del Foggia. Esatto. Quello rossonero, ragazzi. Ha iniziato da Padalino e è finito a Padalino. Speriamo che adesso se Padalino... Se chiude il cerchio, siamo in Serie B... Speriamo che Padalino faccia bene, siamo sicuri. Un allora, grande girone di ritorno. Salutiamo chiaramente allora Mister Padalino, il suo vice, perché e tutto lo staff. Domenica vice Sergio Di Corcio, Paolo Fiorci, Nicola Di Bidondo che è tornato. Alla grande, ragazzi, alla grande. Visto che parliamo di pallone. Comunque abbiamo fatto una bella settimana, finalmente una vittoria, cambio allenatore, secondo me è la svolta adesso. Dai. Abbiamo cambiato la svolta anche perché finisce la puntata. Finisce la puntata e quindi il Foggia comincia a vincere. Ma senti un po', ti volevo chiedere una cosa. Ma ce l'abbiamo sta settimana? Potevamo non avere gli highlights di Foggia Flag? Ce l'abbiamo, veramente! E lanciamo, li faccio vedere! Gli highlights di Foggia Flag! Partita importantissima per il Foggia che dopo l'esonero di Grassadonia vede sulla panchina dei rossoneri Luca Nember, che non è questo, questo è solo una comparsa. Il Foggia che parte subito in gran forma con un traversone, poi Mazzeo riesce a mettere a segno un gran gol che mette subito in discesa questa gara. Mazzeo che torna al gol dopo parecchio tempo. Poi ci prova con un calcio d'angolo la Cremonese, palla sulla traversa, si vede che le preghiere di Bizzarri al Santo Rosario, alla casa di riposo, sono servite a qualcosa, ma non a questo, perché mentre Bizzarri esce a prendere qualche farfalla in giro per lo stadio Zaccheria, Mogos approfitta e mette dentro di testa un gran gol che mette in parità la gara e tutto da rifare per il Foggia. Ecco l'uscita a farfalle di Bizzarri. E poi ci pensa Krug, il solito Krug con il solito schema provato in tutta la settimana per il Foggia, le punizioni di Krug e i tiri da fuori. Grande bomba di Krug, gran sinistro, neanche il rallenti ci può permettere di vedere la palla. 4 gol per Krug, tutti su punizione. E ancora il solito schema del Foggia, il tiro da fuori, questa volta ci prova Gerbo. Traversa, Iemmello si trova lì per caso e mette dentro, si esalta anche per un gol che non ha fatto lui, un semplice rimpallo, rivediamo il gol, Iemmello in posizione nettamente regolare, rimbalza la palla e finisce lì, schema duramente provato in settimana,
traversa di Gerbo e colpo di testa di Iemmello. Finisce così il primo tempo perché l'arbitro deve andarsi a rifare le sopracciglia dall'estetista. Riparte il secondo tempo. Con la Cremonese sulla sinistra, mette in mezzo, Bizzarri tranquillizza tutti, ferma questa palla con un tempo solo. Ancora Cremonese, sbizzarrito, prova il tiro da fuori, palla che finisce direttamente nell'MD, la circolare che si trova a passare su Viale Ofanto a quest'ora. E allora ci prova da lontano il Foggia, il solito schema, il tiro da fuori, poi arriva Mazzio con 40 minuti di ritardo e palla fuori. Ancora il tiro da fuori, questa volta di Martinelli. Nulla di fatto, come potete vedere lo schema è sempre lo stesso, si scaccola Ranieri e il tiro da fuori di tutti gli altri giocatori. Cremonese, colpo di testa, fuori, Bizzarri alza sopra la traversa con la forza del pensiero. Palla lunga di Martinelli per Iemmello, controlla di petto, non si fida di tirare, prova il tacco, Rubin, Mazzeo! Sbaglia tutto, un'azione bellissima provata vedendo gli schemi e i video di Olli e Benji. Cremonese, sulla sinistra, sovrapposizione, allunga la palla di sinistra, colpo di testa, Bizzarri! Scatenatissimo Bizzarri! Grande parata, merita di essere rivista mille volte il rallentatore e anche il Castelli dice, mamma che parata che ha fatto questo. Direttive di Luca Nember, sposta Kragl sulla destra e infatti dopo queste ultime direttive di Nember, Kragl sbaglia una palla d'oro. E ancora Cremonese, ultima azione, l'arbitro dice basta, che deve tornarsi a fare una lampada dall'estetista. Quindi, Michè? Senti, l'ultima puntata neanche l'ospite ci abbiamo. Ma secondo te? Ma mi hai preso per uno che era un za? Ti lasciavo senza... Cioè, mo, senza noi ospite. Ci separiamo. Ma ti lascio senza ospite. Io mi aspettavo che l'ultima puntata ci fosse un super ospite che potevamo chiudere in bellezza. Fallo, poi ti dico una cosa. Forse ti sto per portare, amici di Telefoggia, vi sto per portare un meglio ospite che abbiamo avuto fino a mo'. E cioè, meglio di Franco Ordine. Franco Ordine. Meglio di Stefano Bucci. Stefano Bucci. Meglio di Carmine Troisi. No, io... Carmine, perché? Che Carmine Troisi è stato... Non era un super ospite. No, super ospite, parlo di super ospite. Chi può essere? Non ci può... Non lo puoi nemmeno immaginare. Foggiano? Allora, è un foggiano doc. Renzo Arbore. Come fa questo Renzo Arbore? Questi cose vecchie, sti cose... Foggiano doc. Sti cose antiquariate. Io il meglio, il meglio. Uomo o donna? Parlamentare. Parlamentare? Vincitore dell'Isola dei Famosi. No. Aspetta ancora. Ho capito già. Tifosissimo rosso-nero. Ospite sempre da Barbara D'Urso. Ho capito chi è. Vladimir Luxuria. Ti ho portato da Vladimir, perché? Allora. La bellissima. Super ospite allora. La bellissima. Eccola. Sta arrivando. Ah, bruci lo sportivo, da Nadò. Certo. Scusa. Stiamo fuori, sì. Ciao Vladimir. Siamo già registrando. Si può accomodare? Apri lo sportello, prego. Non fare il cafone con una signora. Oh. Basta che non me lo do in faccia. Stiamo salve. Scherzando. Piacere Mirko. Piacere Vladi. Vladi, scusami. Oh, mi sono messo. Super ospite. Mirko, cioè secondo te, guarda un po'. Sono quasi. Cioè, sono emozionato. Oh, è l'ultima puntata. L'ospite? È l'ultima. È l'ultima puntata. Nel senso che dopo che mandate in onda me vi chiudo. No, abbiamo, nel senso che abbiamo chiuso in bellezza. Abbiamo chiuso in bellezza. Super ospite. Ma tu sai una cosa, che io ho debuttato a Telefoggia. Sì, la mia prima apparizione televisiva è stata a Telefoggia tanti anni fa, un programma che si chiamava Rose e Mattoni, era una specie di corrida di dilettanti allo sbaraglio. Ah, sì. E io mi presentai tutta conciata, truccata, se piaceva ti lanciavano delle rose, se non piaceva ti lanciavano dei mattoni. E che ti hanno lanciato? Mi hanno murata viva di mattoni. Però per fortuna erano di spugna, Ah beh, allora. Che devo dire? A Telefoggia no, però io sto bloccato. Non so quanti anni fa hai partecipato a questa trasmissione,
ma è rimasto tutto uguale a Telefoggio. Sì? Non è cambiato niente. Ah, sì, sì, però, però tutti costa sto pure Carmine Troisi. Conosci Carmine Troisi? Sì, come no. Grazie. È più bello Carmine Troisi. Il più bello c'è sempre tu. Me l'ha detto! Finalmente hai avuto un complimento da lui. Anche se c'ha più naso lui e si sa. In senso fisico, diciamo. Perché non c'è il profilo, a te non ce l'ha bene il profilo migliore per te, dirti a te. Allora, sì. Vladi, io non so che dirti, allora. Super ospite. Parlamentare. Vincitrice del Showgirl, vincitrice dell'Isola dei Famosi, foggiana, tifosa del Foggia, porta sempre Foggia ovunque. Io sono bloccato, Mirko. Sto bloccato. Non lo so, addirittura. Cioè, sono emozionato. No, perché abbiamo avuto tanti ospiti. Ma mi stai prendendo per il culo, è vero che sei emozionato. Ma veramente, Vladi. Cioè, abbiamo avuto. Fino ad ora abbiamo avuto comunque ospiti. Cioè, abbiamo avuto Franco Ordine, qualche cacciatore del Foggia, Cragolo, Agnelli. Cragolo l'ho conosciuto, simpaticissimo. Bon. Sì, sì. Bon. Simpaticissimo, l'ho conosciuto perché. Vabbè, io conosco la fidanzata, ovviamente. Alessia. E quindi l'ho conosciuto, è una persona molto gentile. Sì, un bravo ragazzo, simpatico, si è prestato a tutte le nostre cose che le abbiamo fatto fare. Chiaramente con te non faremo lo stesso. Perché gli abbiamo fatto mangiare la bracciola. Gli abbiamo fatto mangiare la bracciola. Borghetti. Vabbè, ma lui, perché lui è tedesco e quindi sì, io queste cose le conosco. Ha gradito le nostre cose, comunque. Vabbè, però parliamo adesso del nostro super ospite che abbiamo qui. Aspetta. No, mo ce l'ho il super ospite. Allora, Vladi, io c'ho un problema. Allora, abbiamo avuto partecipanti al concorso che facciamo, perché facciamo anche dei giochi, ospiti, gente fermata per strada, tutti sono fidanzati, sposati. Ehi, no! Tu non sei sposato? Niente! Vogliamo fare un appello, Vladi! Ma facciamo un appello. Allora, Giovanni è un ragazzo con la testa sulle spalle, è un ragazzo promettente e mantiene le sue promesse. Così. Ci sa fare. Sa cucinare. Sa fare soprattutto a letto. Non mi chiedete perché lo so. Ma è un ragazzo che è un Zac. Ragazze. È ricco, un buon partito. Sei ricco? No. Però va bene. Questa cosa non la diciamo, va. Non la diciamo. Non russa. E quando fa la pipì. Non lascia le goccioline sul bordo del bagno. Beh, ragazzi, quindi donne. Donne, è arrivato Giovanni, porta da Villa. Sì, ma voglio sapere una cosa io, come fai a sapere tutti sti fotti? Ma da, sono cose nuove, che Vladi ci è uscita, sono 80 anni, sono tantissimi anni che la conosciamo. Vabbè, comunque, Vladi. E Mirko, invece tu sei fidanzato? Io sono sposato, no, sono sposato. C'è figli pure? No, figli no. Sono sposato, capita. Cavolo, questo è ormai. Il nuovo cavolo sono io, Mirchetto. Che vuol dire ormai? Scusa, dai, che è? No, niente, è tutto normale. Sono sposato, capita a tutti. Ma Vladi, che ci dici per il resto? No, scherzi a parte, che ci dici per il resto? Sono a Foggia, la mia città. Per le vacanze di Natale, immagino. Sì, un po' per le vacanze, un po' perché anche ho partecipato al Teatro Giordano a questa serata bellissima, Nuca al Margine, con un'orchestra formata anche da bambini, io non li voglio chiamare diversamente abili, speciali. Bambini speciali. E quindi ogni occasione buona per ritornare nella mia città. Manchi da parecchio a Foggia? No, io vengo più spesso, certo non è che tutte le volte che vengo faccio grandi annunci, però ci vengo spesso perché ci ho i miei genitori, ci ho i parenti, Glauco, mio fratello. Glauco, salutiamo Glauco. Grande, ha recuperato dall'intervento? Sì. Va sì, bene, sì, l'ho sì. Visto già la grande Glaucone. Numero uno. Che io con Vladi, se non sbaglio, c'è una cosa in comune. Cioè? Abbiamo frequentato lo stesso istituto tecnico. Dove andavi? Pascal. Si chiamava il programmatore ai nostri tempi. Sì, io sono stata i primi anni proprio che. Ho fatto l'istituto programmatori e mi sono diplomata che, cioè doveva essere una cosa informatica, i computer, mi sono diplomata che noi i computer non avevamo mai visto. Sì, ma neanche noi. Che non erano. Era informatica, ma neanche il professore aveva mai visto i computer. Però vabbè, ci abbiamo provato. Programmatori, però faceva effetto poi il diploma. Cioè, avevamo programmato che un giorno l'avremmo visti i computer. Sì. Allora, abbiamo in macchina anche, non hai detto tra tutti gli elenchi che hai fatto, che abbiamo. Una dei vincitori, una concorrente che ha vinto l'Isola dei Famosi. Un'edizione. 2008. 2008.
vincitrice. Però hai partecipato anche ad un altro. Sai con chi ma battevo alla finale? Con Belen. Con Belen. Che la facevamo seconda. Ma la fa seconda Belen. Ma non scherziamo, no, però. Vabbè, però. Com'è Belen? È bellissima. Simpatica? Bella. Sì, simpatica. Ma è una che sa molto bene farsi l'abbiamo sa, sai che ci stava pure, ci stava sempre a quell'isola, la dice, stava pure Rossa Rubico. Eh sì, Nuchiachil. Gli sembra di quello è famoso. Ma è vera quella storia che poi. Io dico sempre solo la verità, non dico mai le. E qual è la verità? Tesoro, e quelli si stavano ammazzando di noia su quell'isola. Allora, non invece... c'era da mangiare, non c'era da fare, non c'era la televisione, non c'era niente. Giustamente. Stava bellendo. E una volta come si diceva, no? Che si facevano più figli perché non c'era la televisione. Esatto. E con l'isola abbiamo rischiato. Esatto. Ah, quindi capita. Di aumentare di un concorrente. Ma ultimamente lo sai dove va? Pure da Barbados l'ho visto anche ultimamente, però io sbaglio. Ma io vado. Sono l'opinionista. A B come sabato. B come sabato. Anche B come sabato per il Foggia. Sì. Ma faccio sia Rai che Mediaset, che la 7, ma soprattutto faccio. Telefoggia prima. Anzi, adesso gli facciamo un contratto che la vincola. Io non ci credo che ci abbia la vincola a stare solo su Telefoggia. Io mi ricordo che, vabbè, a parte che io quando lavoravo anche qui alla radio lo facevo più per passione che per i soldi che non c'erano. E poi mi ricordo che facevamo i giochi a quiz e che i premi erano tipo un chilo di fettine dal macellaio. Ma che radio stavi? Stavo a Radio Master. Ah, Radio Master, che esiste ancora. Sì, Radio Master, grande radio. Anzi, io la prima invece radio dove ho lavorato si chiamava niente poco di meno che Radio Foggia International. Wow. Ed era lo studio di questa radio, era in una stalla di vacche. Cioè, praticamente c'era un profumo meraviglioso di cucina di merda. Vladi, noi siamo una trasmissione che parla anche del Foggia Calcio. Sì, tu. Io non sono una grande esperta, cioè faccio il tifo. Ci salviamo. Ci salviamo, no, non ce la stiamo passando bene. Abbiamo vinto, abbiamo cambiato l'allenatore. Anzi, siamo ritornati con un foggiano perché Padalino sarà il nuovo allenatore del Foggia. Beh, comunque si comincia bene. Abbiamo cominciato bene, già con una vittoria. Sì, ci ha salvato. Anche quest'anno ci è il quinto allenatore perché veramente meritiamo. Vabbè, io dico non possiamo sperare altre cose, però meritiamo di rimanere in Serie A. Sì, sì, siamo questo stati sì, tanto perché tempo. Perché la squadra è buona, perché siamo partiti penalizzati e perché il Foggia è Foggia. Quindi no, ci dobbiamo assolutamente salvare. Che porcata che ci hanno fatto quest'estate comunque, vai. Vabbè, comunque lasciamo stare, ci salviamo, ce l'ha detto anche la grande Vladi. E che vogliamo dire più, Mirchetto? Io vorrei sapere adesso invece cosa stai facendo in TV, se c'è qualcosa in programma o se. Ma sai, la TV è molto last minute ultimamente, cioè più passa il tempo più ti convocano all'ultimo minuto, un po' come nelle squadre di calcio. Un po' come a noi. E quindi è tutto molto, però vorrei fare uno spettacolo a teatro, vorrei ritornare un po' al teatro, che ho fatto anche molto teatro ho avuto due proposte di teatro. E adesso sto valutando una delle due per fare una tournée teatrale, perché mi piace l'idea di avere un contatto più diretto con la gente. Sì, perché sì, la televisione è bellissima, però ho voglia di ritornare un po' al teatro. Questo è un po' il mio. Ci sarebbe il biglietto gratis chiaramente per noi, però no, sono scavalchiamo. Se no scavalchiamo. Ah, ma non so che ti volevo chiedere, questa è una cosa che non c'entra niente, però. Giovanni, abbiamo una cosa in comune io e te. Festeggiamo lo stesso giorno. Tu il tuo onomastico, io il mio compleanno. 24 giugno. Vedi. Compleanno? No, pure con me è così in comune. Che so! Allora. No, anche a me i teni così in comune. 24 giugno, siete il segno del cancro. Ah, tu sei del cancro? Certo. Sì, no. Come me, io il 30 giugno sono nato. Vladimir, io c'ho una passione. Cioè, a me mi piace Carina Cascella.
E beh, che mi fa? No, non lei la conosco, come c'è? Sì, l'opinionista. L'opinionista, mi piace carina la scelta. Ti piace? Sì, me la fai quando vai la prossima volta. Però lei è già sistemata. Ma io solo il saluto voglio, mi basterebbe solo quello. No, perché prima abbiamo fatto l'appello che ti devi sistemare. Però carina, si può anche lasciare, carina. Mamma mia, tu non devi gufare. Sfasciare le famiglie per il cesto. Ma si lascia per lui. È pieno di ragazze libere. Guarda, ne conosco giusto a quel. Chi? 65 anni, ma aspetto giovanile. No, chi è? Maravenier. No. Maravenier. No. Deve essere per forza famosa. Ah, no. Una ricca ereditiera. No, ma io non lo, faccio per amore, non lo faccio. La moglie di Mirko, ovviamente. No, è d'accordo, mi amo, sei ereditiera. Smette d'accordo, ci possiamo accordare, ci sediamo a un tavolo e ragioniamo. Ereditiera foggiana? No. Vabbè, non fa niente, mi sposto, non è un problema. Però a 65 anni aspetto giovanile, no, ma ti, oh, non cioè... sei quelli che le mie. No, per me solo per amore. No, mi solo per amore. Ah, no, aspetta, Vladi, ma dobbiamo proposito. Un ragazzo dei vedi dai sentimenti, Vladi, nobili. A proposito di MILF, tra le nostre concorrenti al gioco, questo me lo dobbiamo. C'è stata una MILF che si chiama Fabiana. E salutiamo. Dobbiamo salutiamo questa Fabiana. Ormai sì, ma mica la salutiamo come MILF, la salutiamo come. No, come Madonna, quanti anni ha? Non lo so, signora. Non si dice. Non si dice. Non lo so, ma non si dice. Ciao Fabiana, ti saluto anche Vladi. Ciao Fabiana. Ma perché? Beh, mi sa che ma Vladi mi accompagna. Ma accompagnare perché ha impegni, mica è sì. Come noi che siamo senza fare niente. È stata. No, vabbè. No, e noi stiamo, giriamo per Foggia, chissà che troviamo qualche. Però siete simpatici, dai. Grazie. Raga, allora, l'ultima puntata di Super Ospiti ce l'abbiamo avuto. È il più bel complimento che ricevo. Sei simpatico. Pensavo il fatto del naso, No, oltre al fatto del naso. Ragazzi, ti posso dire una cosa? Cioè, a tutti i portatori e le portatrici di naso di nasi. Sì. Cioè, secondo me, in quest'epoca in cui tutte ci rifacciamo il naso, me compresa, poiché la bellezza è sempre la particolarità. Secondo me il tuo naso ha un suo perché. Ha un fascino. Sì. Mamma, che bei complimenti. Mi fa D'Artagnan, mi fa. Sì, è lui che dà la sindrome. Va bene, ringraziamo Vladi. Ma però voglio dire una cosa, io il naso me lo sono rifatto. E te l'hanno fatto malamente, però? No. Perché? Ma perché... Io l'ho rifatto il naso. Cioè perché si era rotto? No. Avevo il naso all'insù prima. Ah, l'hai da qua. Detto, fammi un naso fuori dal normale. Ciao Vladi, grazie. Salutiamo Vladimir Luxuria. Ciao ragazzi. Ma secondo te Vladimir che è stata superosa, è stata peccato l'abbiamo tenuta poco tempo. E soprattutto peccato che era buio. È peccato che era buio. Mannaggia miseria, sì, però adesso cosa vogliamo fare adesso? Dobbiamo lanciare un po' questo best of. È stata una bella stagione. Ci siamo divertiti. Siamo divertiti. E quindi è bello rivivere un po' quello che abbiamo fatto finora. Sì. E lo vogliamo far vedere un po' le migliori scene. Sì, ma i migliori, cioè non è che mo' a Troisi, Carmine Troisi non lo voglio vedere, cioè mandiamo solo il meglio. Mandiamo il meglio, il best of. Dai. Non riusciamo a metterlo tutto il best of perché c'è molto di best. Allora, io voglio a Cracolo, lo voglio vedere. E te lo faccio vedere. Eh. Ma mi pazienza, te lo faccio vedere subito, basta che schiaccio questo pulsantino qua. Va, vediamo. Trova una serranda. Faccio le punizioni, va bene. Oh, è l'ultimo. Ma io non faccio qua, cioè. Ma se ne faccio io. E quindi va via da me. Oh, non mi ha fatto mai c'è nulla. Io c'ho paura. Oh, che è su così? Ce l'ha mai io no? Oh, non va qui, no. Lascia un po' a me. Oh, ce l'abbiamo, va, la moglie, va! Oh, voglio muovere, muovere! Vai su! Piccolo, muovete, qui c'è la variante! Ok, va! Giovanni, sta settimana senza ospiti,
Ma che figura facciamo? Mirko, cioè, dai, uno aspetta l'ospite. Ma che è colpa mia? Telefoggia, non ci mette, non ci dà mezzi, non ci dice niente. Cioè, io sono un po' scontato. Ma io che sto a fare? Ma non ci ho fare! Allora, ma che ospite ci abbiamo? Il presidente! Direttamente e solo in esclusiva nel mondo! A Telefoggia, sempre a rete, il presidentissimo del Foggia, il grandissimo Lucio! Non ci fare, applauso! Avete un po' esagerato, dai! No, bisogna dire una cosa però. No, raga, io non parlo. Tutti sanno che. No, Danilo, Mirko, scusa. Io mi chiamo Mirko. Scusa, per te tenga sto Dani, ma perché tenga sto nome Danilo? Danilo va bene, pure io mi potete chiamare con un altro nome, non c'è problema. No, devo dire la verità, Mirchetto. Ma secondo voi noi non sapevamo che teniamo il presidentissimo? Ma non presidente così. Va detto che è il presidente che ha vinto di più in tutta la storia del Foggia. Che si dice? Quello è Capoppia. No, no, è Lucio Fares. Ha vinto una promozione in C, una Coppa Italia, la C2 a C, una Coppa Italia, una Coppa Italia sta dicendo, una Supercoppa, una promozione in Serie B, ho dimenticato qualcosa? No, la Supercoppa, è andata a metà la Supercoppa. Ho detto già la Supercoppa, detto, non ho dimenticato niente. Però bisogna dare merito alla proprietà di questi ultimi successi. Ma che ce ne frega la proprietà? No, che ce ne merito tu presidente? Che ce ne frega la proprietà? Zio Franco Sannella è sempre nel mio cuore. Sembra il mio cuore. Pronto? Sì, Beppe. Sono Roberto. Sì. Sono Roberto. Pronto? Mi senti? Sono Roberto. Oh, ciao Roberto. Come stai? Tutto bene, tu come stai? Beh, insomma, si va avanti, si cerca di fare il meglio possibile. Ma te te la fai una passeggiata a Sassuolo? Stefano! Io ve l'avevo detto! C'è sgamato a volo! Beppe mi conosce troppo bene, conosce l'intero mio repertorio. Sei uno stronzo, come devo fare? Allora, noi ti stiamo. Noi, vedi che. No, non dire parolacce perché siamo in una trasmissione televisiva. Sembra rete, la devi seguire, eh? E quindi non una cosa carina che stiamo facendo in macchina in giro per la città di Foggia. E allora, quando abbiamo prospettato questo scherzo, ho detto: ma Beppe mi conosce benissimo. Cioè, ma conosce proprio le sfumature, ha visto chissà quante volte le mie imitazioni. Sì, anche perché la voce di Roberto è inconfondibile con me, perché ci parlavo ogni secondo, quindi... Esatto, l'hai memorizzata troppo bene. Direttore! Ma poi... Direttore, ma poi Peppe, Peppe, mi senti? Mi senti? Sono Giovanni. Aspetta, ciao, Beppe. Ciao. Niente, ci abbiamo provato, ma tu sei troppo direttore per farti fregare. No, vabbè, dai, è stata una cosa bella, piacevole, ma difatti, siccome ho visto sto numero che non conoscevo, e ho fatto rispondere ad un amico mio, e avete chiuso immediatamente, capito? Non so perché avete chiuso. Ah, quindi non abbiamo fatto in tempo a... A rispondere, perché ha risposto questo amico mio e mi ha detto questo, ma non mi ha risposto nessuno, non ci usa il telefono. Meraviglioso, e forse non ho fatto squillare troppo, dai, forse ho fatto squillare troppo. Va bene. In quale parte d'Italia ti trovi? No, in questo momento sono a Manfredonia. Ah, belli, andrò in Toscana la prossima. A fine settimana. Beppe, Infradito, chiaramente, Manfredonia, Riviera, Infradito. Bermuda. Quelle non si muovono, stanno sempre lì a Manfredonia. Esatto, il sole dietro, è meraviglioso. Me le porto dietro ogni tanto. Me le porto dietro ogni tanto. Ti salutiamo, Beppe. Ciao, Beppe. Ciao, grazie. Beppe. Ciao, grazie. Ciao, Beppe. Ciao. Ecco qua. Aspetta. Pronto? Sì, pronto, Rosa Barone. Sì? Sono Beppe Grillo, ciao. Buongiorno, ciao, buonasera. No, hai detto tutto, vabbè, ma non lo so in quale parte, se poi... vabbè, però dice Beppe Grillo, un po' di emozione, non è una cosa normale, no? Ho capito, però insomma, immagino che l'Europa ci voglia cambiare anche le ore, quindi dobbiamo fare di tutto. Senti una cosa, io...
io devo venire a Bari a fare un qualcosa fra poche settimane, però state lavorando sull'aspetto dell'aeroporto, perché degli amici mi dicono che c'è questo aeroporto che sono 40 anni che non funziona. No, ma ti giuro. E cosa posso, cosa? No, non so cosa posso dire. Guarda, ti. No, non sei per Grillo. A parte che io ce l'ho il numero per Grillo, non mi arriva il numero da Grillo. No, ma infatti non chiamo mai col mio numero. Non è vero. Io quel numero lì ce l'ho solo per essere chiamato. Guarda, ti giuro, Rosa, ti giuro, non. Guarda, io non so cosa posso fare per farmi credere. Quindi non mi crede più nessuno adesso. Questo è un rischio che. Questo è un rischio che veramente, ti giuro, non. Vabbè, allora senti, poiché non ci credi, ti faccio chiamare nel giro di una mezz'oretta da qualcun altro, così capisci che ero io. Va bene? Io ti saluto, vedi che pomeriggio, eh? Ciao, buon pomeriggio a te. Ciao, buon pomeriggio, ciao. Rosa! Adieu. Allora, l'ultimo scherzo, Chiama tua mamma, va, così Gianni Morò. Stiamo intervistando Gianni Morani. Di mamma, se risponde. No, ma tu già gliel'hai detto che stava Stefano Pucci. No. Non gliel'hai detto. Ah, ecco bene. Allora, di mamma, non mi capi che è successo? Cici. Lui fa figura di merda come risponde mia madre. Amore! Ti sputtaneremo per tutta la vita. E tu dici, te lo passo, quindi non fai questa cosa. Dice, qui un saluto a mia madre, quindi. No, mia madre ci crede. Sai, Morandi è sempre me. Pronto? Mamma! Dimmi! Mamma, ascoltami! Sto con Gianni Morandi qua, te lo voglio far parlare al telefono. L'ho acchiappato a fuoco. No, veramente, stiamo facendo una cosa a Telefoggia, è venuto qua per un lavoro. Ti faccio parlare un attimo con Gianni Morandi. Un saluto veloce a mia madre, Gianni. Sì, sì. Salve signora, buongiorno, buon pomeriggio, eh. E niente. Grazie anche a lei, tutto bene? Tutto bene? Beh, insomma, io sono una grande ammiratrice. Grazie, grazie. Stiamo strappando. Molto bravo. Grazie, grazie. Ma ha visto l'isola di Pietro? No, a mia vita non ho avuto tempo perché stavo fuori. E allora mi raccomando alla prossima puntata perché è bellissima, eh? Va bene? Va bene, la ringrazio, Di niente. Gentilissima lei, le auguro una buona giornata. La saluto. Anche lei, una buona serata, tanti auguri. Grazie, Gianni. grazie. Ciao. Ciao, ma. Ci sentiamo dopo. Va bene, è uno scherzo. No. Devo chiudere, amore. Devo chiudere, che dobbiamo fare l'intervista. Ciao. Lasciamolo con dopo, fra tua mamma, che te ne frega a noi. Sì. Però possiamo chiamare qualcuno con la voce di Emilio. E chi chiamiamo con la voce di Emilio? Perché credo che sia una cosa molto bella. Ordiniamo delle birre. Chi chiamiamo? Scendi, io da questa mattina non riesco. Idea! Chiamiamo al cenè? Sì. E diciamo che devi. Emilio deve organizzare. Devo fare una festa. Sì, ce l'hai il numero. Dopo la partita con lei. E chiamalo. Meraviglioso. Pronto? Sì, pronto. Sono Emilio Cavelli. Ciao, Alessandro. Sì. Scendi, ti sto chiamando perché vorrevo sapere se possiamo organizzare una festa sabato sera dopo la partita di Foggia. Devi parlare con Angelo. Sì, però io ho provato, ma il telefono te ne spendo, io mi ha già chiamato. E fra poco arriva al locale. Va bene, allora ti chiamo dopo, tu diglielo già da adesso, solo che dipende dal risultato, perché se un risultato è buono ci vengono pure i giocatori,
c'è poi il risultato, però io credo che sarà buono. Buono. Va bene. Ma lo dico subito ad Angelo. Avvertilo subito e dia ha chiamato Emilio Cavelli. Va bene. Ciao. Lo dico subito. Va bene, ciao Alessandro, ciao. Ma che mi fa venire il brivido? Io. No, aspetta, lui. Facciamo. No, tu. Una cosa tipo un'azione. Dorsi, Mangano. Facciamo il gol. Che Deli Mazzeo e Dorsi sì, Mangano. Sì, Mangano, sì, sì, sì. Di Serie B. Sì, mi piace. Di Serie A, di Serie A. Mi piace, mi piace. Quindi è fammi tipo emozione. Dorsi nel traffico, Dorsi dentro, Mazzeo. Allora, aspetta, no, scusate, è la deformazione. Ma mi sarei emozionato lo stesso. Ma lo rifaccio. Dorsi nel traffico, salta il primo, dentro, Mangano, salta il portiere. Mangano! L'ha sbloccata ancora lui! Profumo di Serie B, giusto? Hai fatto voi siete Serie A, voglio no Serie Mamma B. Mia, oh, guarda, sto scherzando. La pelle tua. Cioè. Non è vero. Mamma i brivi. Mamma che gol che hai fatto. Madonna sì, brivi. Bello perché ha saltato il portiere. Madonna i brivi. Sotto la curva sud, tra l'altro. Ma no, si pro. Questa è... Poi ritorna un po' al diretto. Franco, da buon foggiano come noi, amante del cianno, come ho detto prima, quando vengono le trasmissioni con tutte quelle cosce sì, da fuori, sì. Come vi attenzo il pallone? No, ti spiego, io ho una tecnica molto semplice, ma è anche molto efficace. E insegnacela, sta tecnica. E insegnacela. Pillola di Optalidon per il mal di testa. Perché là ci vogliono le catene, là. Sì. No, cioè, no, più che le catene, no, ci vuole la pillola di Optalidon per eliminare il mal di testa. Allora, noi ringraziamo Franco Ordine. Ringraziamo che è stato gentilissimo, ha dato più prestigio alla nostra puntata oggi. A voi. Perché un no, come avrei detto io in altri tempi, mo ma vi da fa scena o no? Sì. Poi ti facciamo scena. Però o buttare la chiave ce lo devi dire. No, ma quella ormai è vecchia. Allora quella nuova, guarda questo qua, ce la vita fa scena. Facciamo una scena. Va bene, ringraziamo Franco Ordine. Ciao ragazzi. Ciao. Gli dobbiamo dare domande per il capitano. Andiamo. Va. Antonio Cuttano, Cristina ti chiede, sei pronto per i Sei Nazioni? Sì, oramai questo è il tema. Il tema è questo. Ma sì, sono pronto. Sei assolutamente pronto? Sì. A me piace il rugby, io lo seguo, quindi mi piace. Mi piacciono tutti gli sport, però quelli diciamo fisici di contatto mi piacciono. Invece Nini Giuliano, sai che ti chiede? Capitano, mi fai un autografo con la dedica? E mi scrivi, a Nini con affetto, Martin Castrogiovanni. Che è il capitano della nazionale, chi è questo? È un rugbyista. Sì, rugbyista, sì. Non so se è capitano. No, mi sa che ha smesso però di. Ha smesso. Sono vedere, sì, mo fa X Factor, la che fa. No, fa Tu sì che vales. Invece figa. Giorgia Preda, lo sai che gli chiede? Capitano, ma i capelli te li tagli con lo scolapasta? Sì. Si mette mia moglie e mi aiuta. Poi Daniele Altieri, che non so perché, ma ci ha chiesto i tiri di soldi fa la benzina. Perché ha chiesto questa domanda? Beh, forse lo sai perché? Perché stamattina aveva già previsto Daniele Altieri che stiamo senza benzina. Da... Abbiamo messo 10 euro. Così che abbiamo messo 10 euro. Manchi i soldi per la benzina. Telefoggia, sì. Oramai. Manchi i soldi per la benzina. Chiuso. Chiuso i rubinetti. Poi Michelino Mascia. Sta macchina se la piange Euro Vector. Ah, beh. Gliela dovevano ridare, ancora non ce la danno, la teniamo noi. Potevamo mandare anche un quella di Gigi, che è una bella macchina, Gigi. Ah, che macchina? Sempre Buffetti che ha fatti i soldi. Che macchina? La 3. Cascai. Cioè. Cascai. Ah, come a me? Non si è fatti i soldi. Ah, te ne presa. Allora ti una lira. Bravo, hai capito? Gli detti. Poi sempre, invece poi ci spostiamo dal rugby, ma passiamo al wrestling. Michele Mascia ci ha chiesto, te mi sa 5 per il mio divulgato, penso che sei campione del mondo. Cioè, oramai a morte proprio sì, questa sì, cosa, mamma mia. Francesco Rosiello invece ci chiede, ti chiede, capitano, perché non ti sei messo a fare il quarterback? Sanno scadute sta settimana. Sì, ma è sempre lo stesso. Però. Sì, no, è, sì, è sempre lo stesso. E no, l'ultimo invece che questo Michele Lombardi ci chiede, perché ti chiamano Capitan Braciola? Questo lo devi dire tu. Perché ti chiamano così? Perché questo noi gliel'abbiamo messo noi quando eravamo famosi, perché non si mette più niente, saluto i miei fratelli. Braciola perché grande. Foggiano. Posso dirli io? Vabbè, lasciamo stare, dai. No, salutiamoli. Salutiamoli. Saluto. Ciao ragazzi.
Salutiamo ciao, Angelo ragazzi. E Michele. Con ciao, noi abbiamo, che ne abbiamo fatti i ritiri insieme a Christian. E vabbè, cos'è passate? Divertente, no? Allora, sai che quasi così un po' di nostalgia, però ce l'ha, è vero. C'avevamo le maniche corte, eravamo abbronzati, eravamo più rilassati. Belle esperienze, Krag, l'Agnelli. È stato bello, sì, è stato davvero bello. Però se non sbaglio era bello. Però, anche i giochi sono stati belli perché abbiamo avuto un sacco di concorrenti. Uno meglio dell'altro. Ma ti ricordi quello che fece l'aereo invece del... Donato. Denny Socia, quello che ha preso un sacco di follower. Ti ricordi alla FGC? Come non possiamo ricordare... Chi non possiamo ricordare? Fabiano Lamilf. Ma la rivediamo pure. Adesso vi faccio rivedere pure tutti il meglio dei giochi che abbiamo fatto in questa stagione. Schiacciatemi il pulsantino. Vado? Ah! Buonasera, salve. Bella ragazza, dove te ne vai in giro per la strada? Siamo una trasmissione televisiva. Sempre a rete. Sì. Andiamo in onda su Telefoggia. Ci hai visto tu qualche volta? Veramente? Che ci hanno visto! E allora devi entrare in Già lo sai! E me allora sali, dai! Sali! Ciao! Oh, ce l'abbiamo fatta a trovare il secondo con Oh, finalmente! Allora guarda, ragazzi, stiamo girando, è mezz'ora che stiamo girando. Ce l'abbiamo per cercare qualcuno. Finalmente l'abbiamo trovata. La prima volta che abbiamo due donne. Due concorrenti. Allora, presentati. Io? Sì. Mi chiamo Celeste, ho 34 anni. Sono di Foggia. Mettiti al centro, Celeste. No, mettetevi. Abbracciamoci. Che sera non ci vediamo. Mi chiamo Celeste, ho 34 anni. Sono di Foggia, vivo a Milano. 34 anni, sogni una creatura. Grazie. Tifosissima. Ma sembra che sei già Miss Italia. Allora, fateci anche, visto che... Votatemi. Comunque c'è sempre più profumo di donna. Di donna, sì. Di donna, si sente profumo di donna. Allora fateci un bello, fateci lo spot, va. Fateci lo spot. Vai. Vai. Ma io non so che dire. Sembarete, venerdì 21 e 15 su Telefoggia. Sembarete, 21 e 15 ogni venerdì Telefoggia. Mamma mia! E sui social, ce l'abbiamo anche sui social? Sì. Quali? Facebook. Instagram. Telefoggia.tv. Che più? L'hai fatto tu. È stata meglio, molto più brava di Martinelli. Martinelli la settimana scorsa, mi dispiace. Era stanco. Vabbè, ho capito che era stanco, però. Vabbè, raga, ma fa sto yuko? Vi spiego subito il gioco. Mandiamo il jingle. Ma non è che sta Celeste, se lavora, è fidanzata, è sposata. Ero. Cioè, allora, non vuoi sapere allora, andare. Sai perché? Perché mi sembra di conoscerla Celeste. Non lo so. Allora, Celeste, sei sposata, fidanzata, no. In cerca? No, neanche. Neanche, Andrea Fregani, sì. No. Felicemente single. Sì. Cioè, a Milano si fa l'aperitivo. Lavori? La bella vita, sì, lavoro. Lavori, che fai? Lavoro nella ristorazione a Milano. Che ci fai a Foggia? Unito l'utile al dilettevole, ho un matrimonio e la trasferta a Cosenza. Ah, che vedi, non l'aveva detto. Trasferta a Cosenza. Allora, è tifosa! Allora, mastichi di calcio. È tifosa, ma subito regaliamo anche l'adesivo. Dai. Allora, questo è l'adesivo. Uno a te. Perché non sono tifosa? No, per la parità dell'Europa. Visto che lei è polacca. E perché non siete mai state violentate da Cristiano Ronaldo? Mannaggia. Allora, la stessa cosa che ho detto io, ma secondo voi, come Cristiano Ronaldo? Anche io sono stato violentato. Chi sei, Raffaele? Ma non da Cristiano Ronaldo. Però vabbè, allora ragazzi, possiamo fare, ma Mirko, posso fare sto gioco? No? Dai, iniziamo sto gioco. Questo è quello che di chi sei. Io voglio... Ma lo sai che dici? Speriamo che perdano. Avete aperto, tutte e due. Presentatevi. E come perdono? Presentatevi. Come aperto, quindi mi dico, sai, io sono un po' vincente, un po' È arrivato. È così, vabbè. Tu posso vedere. No, è antipatico. Io allora, stavo cieco, che stavo Valerio, presentati. Sono Valerio. Sì, ok. D'Emilio. Sì. Sono di Foggia. Ok. Tifoso del Foggia, voglio sottolineare. Invece di giocare a calcio. Ok. Adesso non sto lavorando, però sto cercando lavoro. Ma chi ha fatto caso con la faccia? Se ti do che soldi, almeno faccio la casa insieme, no, no. Vabbè, Danilo, vabbè. Mi vabbè, dai, Danilo, se stai arrepigliando. Valerio, se stai arrepigliando. Presentati anche tu, no? Sono Alessandro. Mettiti sempre accetto, metti accetto Alessandro, perché sennò non ti vedi. Abbracciati. Ah, sì, bello, Allora, io sono Alessandro Croce, studio scienze investigative a Foggia. Che studi? Scienze investigative. Gli Afo Sbir. Usbir? Ma tu puoi fare un delinquente, puoi fare con la Sei troppo basso. No, sono troppo bello però.
Fermati! Volevi scendere! Non c'è niente, posso vedere! Tutto il tuo ballezzo! Sì, vabbè! Ragazzi, allora qua se devo di qua a partecipare al gioco, al nostro gioco! Veloce, veloce! Allora! Lucio e Simone! Se, attendete vicini e non toccate qua, ragazzi, okay. Che c'avevo il microfono. Ok. Allora, i noni concorrenti! I noni concorrenti della nona puntata di Sembar Red. In onda dove, ragazzi? Ricordiamolo! Su Telefoggia! A che ora? 21:15 il venerdì sera. Ricordiamo anche le nostre pagine social! Allora, Foggia Flag! Foggia Flag! Su Facebook e su Instagram anche. Che c'è di Madonna, vi seguiamo ovunque. Scendiamo dalla macchina, vogliono fare a loro la trasmissione. Ma è voglia. Quindi seguite la trasmissione. Sì, sì. Ce lo so, pazzi. Sono o in pazzi. Diretta oppure se c'è la replica su YouTube. Perché diciamo. Ce l'abbiamo anche su YouTube. Ci stanno i pazzi a fo. Allora, Annunzio. Sì. Voglio incominciare da Annunzio. Presentati. Allora, saluto a tutti, sono Nunzio, 24 anni, vengo da Foggia e studio giurisprudenza. Sono, spero, all'ultimo anno. Tutta buco di chiappo. Tutta gente colta, cioè, a un certo pubblico, livello, insomma, qua a Foggia. Gente che studia. È gente studiata. E allora, l'ultimo Foggia, hai appuntamento con questo gioco odioso. Sei fidanzato? Che noi non abbiamo mai sopportato, allora, nessuno sopporta questo gioco, ma lo dobbiamo fare. Siamo arrivati alla fine e quindi abbiamo gli origami di Giampiero. Che devono fare questi due nostri concorrenti? Comunque, se Nunzio è fidanzato, lo spieghiamo anche se ormai non sai più spiegare. No, Nunzio, esatto. A tutti. Cioè, pensa, Nunzio pure. Sanno le istruzioni, ma non si capisce. Allora, chiamiamola fidanzata. Chiamiamola fidanzata. Allora, dovrete, da questa immagine. No, lo sa che è fidanzato. Fare l'immagine della maglietta. Abbiamo telefonato perché non so se hai seguito anche la settimana scorsa. E lui è fidanzato. Non so se risponde. No, ci sono le due magliette. Tu che vuoi, la gialla o la bianca? Senti, maglia gialla, maglia bianca. Questa è la posizione, c'è anche un cuore a fianco, potete diciamo. Potete usare anche il cofano della macchina per appoggiarvi e che vinca il migliore. Vabbè, non dire perché tu dovrebbe non risponderti? Perché forse a quest'ora dorme. Dopo lo studio ci sta, un po' in riposito. Bimba! Ciao! Siamo amici! Siamo amici! La maglietta che ha fatto! Oh, bravo, stiamo facendo! Salve, allora ma sei fatto, siamo andati sul parente. Sei la fidanzata? Siamo andati. Vabbè, mancano le maniche, ma va bene, gliela diamo buona. Però dillo con orgoglio. E mo? No, veramente. Bimba, che come si chiama? Cristina, allora tu andrai in onda venerdì alle 21:15 su Telefoggia. Ah, perfetto. Quindi attenta a quello che dici. Ma lo sapevi che veniva, che partecipava alla trasmissione, Nunzio? È pure bugiardo, è pure bugiardo! No, non sapeva che veniva adesso. Vabbè, Cristina, noi volevamo soltanto assicurarci di questa cosa, quindi è fidanzato, è vero, è vero. C'è speranza per tutti, allora. Quindi ho spera... c'è un'amica anche per me? Va bene, va bene. Te sei stato pure tu, capito? Va bene, ciao bimba! Ciao! Ciao, 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 ciao. Nunzio è stato promosso. Il buzz? Eccoli qua. Allora, chi sceglie il panino? Il panino già lo sa chi sceglie un panino. E chi voleva scegliere il panino? Aspetta, dipende cosa c'è dopo. E se no non lo so se accetta. Purtroppo non l'abbiamo trovato, quello che dici tu, però la ti riaccomando di andare col cosciotto di pollo. Va bene, meglio allora, il cosciotto che la banana. Prova pulsanti. Vai. Allora, funziona. Allora ragazzi, prima domanda. Nome di battesimo del calciatore Gigliotti. Hai detto Gigliotti? Sì. Federico. Ha sbagliato. Beh, non fate pure voi. E Guglielmo Gigliotti. Guglielmo, il mio amico Guglielmo Gigliotti. La scuola. Sì, quindi va in vantaggio Antonio da Volturino. Com'è Federico? Federico. Ha preso Volturino. No, stavo in giro. Sì, Federico. Fabiana? Dai. Tipo sti aiuto. Sì. Infatti aiuto. Sì. Allora, scusa Daniele, però prego, perdonami, tu hai sbagliato. Troppa polemica, prego, va bene. Allora, no, è passato il gatto nero davanti. No, è grigio. Allora, è un centrocampista. Lo faccio rivedere. Non era bello se non me lo ricordavo. Sì. Perché tu ti ricordi solo quelli belli? Allora, di uno non bello. Uno non bello. Centrocampista. Grassadoni. No, il Grassadoni era il difensore. Quindi no.
erano tutti brutti. Ma adesso è senza capelli. Diamo un aiuto alla signora. Allora, allora è stato anche commissario tecnico della nazionale di calcio maggiore. Me. Fabiana, prenotati. Dai, di Biagio. Bravo. Bravo. Gigi Di Biagio. Quindi andiamo sul 2-0. La domanda è: la matematica non è un'opinione? Allora mi dovete dire numeri di maglia, dovete fare la somma. Quindi, quindi Manicone, vai. Beppe Signori, 15. Più Scialimov, meno De Zerbi. 20. Risultato è? 13. Aspi, Aldo. Aspetta, Manicone, più Beppe Signori. Mi sono prenotato. Oh, io ho detto sono 4 più 11, 15. Più 8, Scialimov, 23. No. Ah, mi sono prenotato. Va. 9. E no, sto battendo. Perché la 4 Sciano, è vero. Non ti perché tagliare l'amore, io sono. Scusa, volevo esultare con quello. Non posso esultare con lui, con qualcuno devo esultare. Aldo, questo è che io, infatti, ti ho voluto fermare subito perché è da te non me l'aspettavo. Lo so, Sciano. Perché ti ha preguntato? Non pure eri convinto che ero 8 Sciano. Eh no, perché 8 era di cazzo. Hai capito? Però vado a controllare dopo. No, no. Mi mando illegale, notaio. Se qualche partita l'ha giocata con la 8, mi viene l'avvocato sotto casa, tutte e due. Dobbiamo passare alla prova pratica. Il gioco alle prove pratiche. Il gioco più amato. Questo è un gioco che tutti odiamo, ma lo dobbiamo fare per forza. Signore e signori, gli origami di Giampiero. Allora, come funziona l'origami? A te do la gialla. Devi costruire. Ci scrive, costruiamo la maglietta. È la parola. Cioè, ci sono le istruzioni, Angelo. Anche a te. Io non. Stanno le istruzioni. Vi conviene strappare la parte già tratteggiata. Strappi. Ciupazzi. Ma ci potremmo dare i giochi dell'uovo Kinder, che non è che faccio. Allora, ragazzi, riprodurre la maglietta del Foggia. 3, 2, 1, vai! Oh, mi sa che ci siamo quasi. E fa? Che ha fatto l'aereo? Hai fatto la maglietta, mi va a fare, non l'aereo! Io non lo so, io non... Allora, sto gioco non può mai andare bene. Vale come pareggio lo stesso. Ma io direi che avete perso tutte e due. Sì, però la sfida col pallone la dobbiamo fare lo stesso. Allora, facciamo questa sfida col pallone. Vediamo come famo. Il gioco consiste in questo. Mamma quando è a porto. Dobbiamo, anzi dovete, cercare di segnare il nostro portiere Giovanni. Metti il piede. Forza. Da. Va, va! Oh Fabio! Oh Fabio, mi raccomando, Fabio! Va Fabio! Vai Fabio! C'è. Fabio, a volo, Fabio! Vai Fabio! La tua paura è l'emozione di trovarti accanto a me. Vorrei entrare. Io decreterei il vincitore. Dopo questo ha vinto. Ha vinto lui, Fabio. Il vincitore della dodicesima. A me. Ce le do. Della dodicesima puntata è Fabio! Che se ne va? Allora, di tutti Fabiana non si batte, però. Però che concorrente. No, vabbè, Danny fa fantastico. Ma. Parrufo. Fabio, vabbè. Però la cosa bella, sai, che questa gente ci scriveva per partecipare. Per partecipare. Ti ricordi pure quei ragazzi con le... Ti ricordi quando chiamavamo per sapere se erano fidanzate? Comunque, ancora niente. Vediamo sotto Natale. Arriverà. Non ti preoccupare, arriverà. C'è qualcuno anche per te.
Non ti preoccupare. Senti un po', Michè, ma e i saluti i giocatori che non gliel'abbiamo fatti questa settimana? Quello è stato un altro bel momento della nostra trasmissione. Ma vedi che questo altri ancora. Lo so che ne abbiamo altri, e ne abbiamo ancora tanti altri, chissà quando le potremo far vedere. No, non ti perché sono così tanti i giocatori che ci vogliono salutare. Non è vero, siamo noi. E fa finta, almeno l'ultima puntata. Allora, ci vogliono salutare i calciatori. I giocatori ce lo vogliono salutare. Non è che siamo noi che chiediamo, ci mandi saluti. Mo, qua. Adesso ti faccio vedere. Pure di Serie A, stanno pure quelli di Serie A. Ti faccio vedere altri giocatori. Il saluto dei calciatori del Foggia. Buongiorno, sono Cristian Baglieri, ex giocatore del Foggia ai tempi di Delio Rossi. Saluto la trasmissione di Sembra Red a Giovanni e Mirko con un caloroso abbraccio. Un saluto particolare a tutta la gente di Foggia perché è una gente fantastica. Lo stadio è uno stadio eccezionale e spero che il Foggia possa ambire a dei livelli importanti dove merita. Ciao a tutti amici di Sembarré, un gran saluto a Mirko Giovanni. Solo il pensiero di Foggia per me è qualcosa di emozionante, perché l'affetto e l'amore che sanno dare i tifosi rossoneri sono qualcosa di indescrivibile. Ho avuto la fortuna di tornare a Foggia qualche anno fa da avversario e mentre salivo il tunnel mi ricordo che mi stavo per commuovere, perché ho provato davvero delle emozioni fortissime e spero di poterle riprovare, di poter ritornare una volta ancora in quello stadio per vedere lo spettacolo che si crea all'interno di questo periodo. Un saluto grandissimo a tutti i tifosi, a tutti i rossoneri e sempre Forza Foggia e Sembarré. Ciao popolo rossonero, ciao Mirko, ciao Giovanni, sono Wilson Cruz. Per me è stato un grosso piacere e onore vestire questa maglia rossonera e ci sarà sempre nel mio cuore, è stato un grande piacere, ho fatto grandi amici, è stato un grande onore vestire questi colori. Forza Foggia, forza popolo rossonero e auguro tutto di buono al Foggia, alla tifoseria, a tutto il popolo di Foggia. Un grande abbraccio da Wilson Cruz. Un abbraccione. Un saluto a Mirko e Giovanni e un fortissimo in bocca al lupo per la loro trasmissione Sembarré, da Mimmo Botticella. Ciao a tutti gli amici di Sembarré, soprattutto a Giovanni e Mirko. E niente, che dire, quando si parla di Foggia per me è come parlare di una mia seconda casa. Di conseguenza posso solo che rievocare emozioni indescrivibili. Credo di aver disputato 2 anni bellissimi. Penso che Foggia mi rimarrà sempre nel cuore, dove una città dove ho lasciato tanti amici e dove spesso magari ritorno a salutare questi grandi amici. Quindi non faccio altro che rinnovarmi i miei saluti e fare un grosso in bocca al lupo al Foggia, chissà, e rivederlo giocare in Serie A. Un abbraccio a tutti, ciao! Ciao a tutti amici foggiani, il vostro capitano Andrea Seno. Vi penso sempre e a quei bellissimi anni che abbiamo passato assieme. Ciao a tutti! Ciao ragazzi, com'è? Come state? Mirko, Giovanni, tutto bene? Senti, intanto volevo fare un saluto veramente speciale a Foggia, ai foggiani, che comunque è stato un popolo che mi ha dato tanto, un popolo guerriero, un popolo che veramente porterò nel cuore per tutta la vita. Mi avete regalato delle gioie veramente personali importanti, quindi grazie a Foggia, grazie al popolo foggiano. Volevo anche salutare tutti i partecipanti della trasmissione e niente, in speciale Mirko e Giovanni, va bene? Vi abbraccio veramente forte, in bocca al lupo per il proseguo del campionato di Foggia che seguo ogni settimana e ringrazio ancora tutto il popolo foggiano, popolo guerriero. Ciao! Ciao ragazzi, ciao. Un saluto particolare alla trasmissione Sembarré, soprattutto ai conduttori Giovanni e Mirko. E ovviamente un abbraccio a tutti i nostri cari amici foggiani e alla nostra Foggia. Ciao belli, ciao. Seguiteci, Musicomio, bra. Mirko, Giovanni, ciao a tutti e che ci stai sempre a rete. No, un saluto a tutto, è sempre bello ricordare Foggia,
che mi ha dato l'inizio nei professionisti. Guardate un po' cosa c'ho qua, me la son tenuta. Questa è 26 agosto del 95, maglia Adidas, è stata un'emozione enorme, prima partita nei professionisti e, se non vado errato, anche prima partita con i cognomi scritti sulle maglie. Cosa vi devo dire? Arrivavo in un Foggia strepitoso che veniva, insomma, dalla fine di Zeemanlandia, ma aveva tantissimi calciatori che tutti conoscete, come la Buonanima di Franco, Colivano, Brix, Bresciani, Di Bari, Bianchini, Padalino, Di Biagio. Per me è stato un onore, ho cercato di fare sempre il mio meglio, a volte con riuscendoci, a volte no. Fatto sta che Foggia mi ha fatto crescere tantissimo e niente, la ricordo sempre con affetto, perché lo Zaccheria lo ritengo casa mia, ci sono stato 5 anni e la città mi ha fatto crescere anche come uomo, quindi niente, cosa vi devo dire? Un abbraccione a tutti quanti e sempre forza Foggia. Ciao a tutti, volevo salutare Giovanni e Mirko per la loro trasmissione. Salutare tutti i tifosi di Foggia per tutte le emozioni che mi hanno regalato, tutte le gioie che abbiamo vissuto insieme negli anni d'oro del Foggia degli anni 90, ringraziare per tutto l'affetto che mi hanno dimostrato e mi stanno dimostrando tuttora, e augurargli buon Natale con la speranza di rivedere fra poco il Foggia ancora in Serie A, perché no? Ciao, buon Natale, buone feste a tutti. Beh, allora i calciatori, fa sempre piacere rivederli, sì. A distanza di tempo. Però comunque per me sono sempre uguali. E poi è stato un bel momento della trasmissione, ci hanno mandato un sacco di complimenti per questo momento. Tanti saluti. Fa sempre piacere. Che poi rimaniamo nel cuore dei calciatori anche noi, non solo loro, né noi. È chiaro. Bene. Ma è il momento clou. Cioè, è il momento clou. Perché dopo... Ah no, questo è superiore a Vlad. Inedito. Questa volta è un inedito, non è un best of, questo è un inedito. Perché anche questa settimana, ragazzi, abbiamo l'editoriale di Fabio Cavellone. Vado? Va, andiamo alla linea. La tua paura è l'emozione. Salve a tutti i tifosi del Foggia. Venerdì i nostri giocatori ci hanno fatto un grande regalo. Hanno vinto, hanno mantenuto la promessa e hanno vinto. Però non è finita ancora. Ora a Salerno ci aspetterà una battaglia. La Rechi è in arena. Noi da questa arena dobbiamo uscire vincitori. Quindi ci vorranno 11 leoni molto arrabbiati, molto scatenati. Là ci aspetterà un ambiente molto grottesco, quindi noi dobbiamo essere pronti a vincere tutti i contrasti, tutti i palloni a centrocampo, dobbiamo stare su tutti i palloni. Voglio gli occhi della tigre nei miei ragazzi. Ora, tatticamente dobbiamo continuare col 3-5-2, perché il 4-3-3 non è adatto alle nostre corde. Non abbiamo giocatori di gamba a centrocampo per poter fare quel modulo. Quindi 3-5-2 con gli stessi uomini. Poi a un certo punto toglie Zambelli, mette Cicerelli, toglie Buselato e mette Rubin e andiamo a vincere. Ora voglio dire a tutti i tifosi del Foggia di stare ancora più vicini ai ragazzi, perché è una lunga battaglia e noi con la Cremonese abbiamo vinto solo una partita, quindi è ancora lungo il campionato. Siamo un po' più vicini. Con la Cremonese mi aspettavo qualche spettatore in più allo stadio, però non va niente. Siamo stati pochi ma buoni. Quella gradinata vuota non mi è piaciuta. Quegli spazi vuoti, quella curva sud non troppo piena, perché io mi ricordo la sud che stavamo tutti così, stretti stretti, non ci potevamo neanche muovere. Quando segnavamo io facevo stendo così, facevo. Invece la gente stava larga. Dobbiamo essere compatti allo Zaccheria. Mo dobbiamo pensare a Salerno.
e andare a vincere. Quindi ragazzi, fateci un altro regalo, vincete a Salerno, perché stiamo indietro con il rullino di marcia. Ora voglio dire una cosa a tutti i tifosi del Foggia, vi auguro un buon Natale, fate felice pure anno nuovo, state vicino alla famiglia e ti fate sempre Foggia. Arrivederci. E beh, adesso è proprio la fine. Mi sa che è siamo giunti veramente al termine, non come la settimana scorsa, no, che comunque che c'era sempre un best off. Cioè, e invece la settimana prossima gli dovete tornare a vedere a Carmine, le altre trasmissioni. Le solite facce. Le televendite, purtroppo... Purtroppo per voi queste facce qua, non le questa bella faccia qua non la vedrete più. No, la troverete sempre su però Facebook, le pagine, cioè, cose con la intendiamo in televisione, o almeno su Telefoggia. Televisione... Per adesso. Per il momento ci fermiamo, ci vediamo qua, ci riposiamo. Ci fermiamo e poi un arrivederci. Fa l'auguro di buon Natale, felice anno nuovo. Sì, sicuramente facciamo gli auguri di buone feste, buon Natale. Felice anno nuovo. E che ci resta? Ti ringraziamo. Ringraziamo l'emittente che ci ha trasmesso in queste 13 puntate. Grazie Telefoggia, grazie. Telefoggia. Francesca Catapano, Carmine Troisi. I tecnici. I uomini che stanno a re. Francesco Pio Paoletti. Danilo Longo. Nicola Castalda. Antonio Di Canio. E poi salutiamo i nostri colleghi, i nostri autori. Stavolta mi sa che si salutano loro. Ah sì? Ci salutano loro. Ci hanno preparato qualcosa? Mi sa proprio di sì. Va bene, allora. Voglio. Ciao a tutti. Ciao. Alla prossima. Bello. Ciao a tutti gli amici di Samba Red. Io sono Giampiero di Foggia Flag e volevo ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile la realizzazione di questo programma. Grazie a tutti, un buon Natale. Forza Foggia e Samba Red. A proposito, io l'origami usaccio fa. Ciao agli U, sono Lele di Foggia Flag, ma chi mi se pure la maglietta per l'occasione. Mi raccomando, non fate più quelle partite di merda! Ciao ragazzi, sono Sergio di Foggia Flag, vi volevo fare gli auguri e a tutti i fan e le fan di Giovannino. Soprattutto alle fan di Giovannino e ci vediamo presto, speriamo. Samba Red. Sembarrete tutti i venerdì alle 21:15. Prima che vaggio studio canaglione, vedete i compagni qua. Sembarrete. Sempre a rete. Sempre a rete.